Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 dedicata oggi al campionato di Serie D, Girone F, un weekend davvero nerissimo per le formazioni abruzzesi, partito ieri con le sconfitte di Pescara e Teramo, con i pareggi di Avezzano e Nerostellati che si sfidavano a Sulmona, con il pareggio del Francavilla. Oggi, neanche oggi, vittorie, perché sono state sconfitte per il Pineto a Pesaro, per la Vastese, per il San Nicolò, un pareggio per l'Aquila. Insomma, una domenica nerissima per l'Abruzzo. Ne parleremo questa sera nel corso dei 90 minuti consueti, facendovi vedere le immagini, le interviste, gli episodi da Moviola, qualora ce ne fossero. Lo faremo insieme ai nostri ospiti. Uno è arrivato, lo saluto subito, lo ritrovo con piacere, Antonio Mecomonaco. Ciao mister. Buonasera, grazie per l'invito. Un altro lo stiamo aspettando, poi capirete di chi si tratta. Saluto in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea, vi ha accompagnato Ciao. Oggi pomeriggio. Ciao, con diretta stadio. Ciao. Abbiamo subito, vediamo i numeri, perché abbiamo subito delle novità che arrivano dal fronte Pineto, e allora tra un poco andremo proprio dalla nostra Roberta Di Sante, che è di ritorno da Pesaro. Vediamo prima i numeri, partendo dalla Serie A rapidamente con i risultati della giornata, con la vittoria dell'Atalanta sul Chievo 1-0, quella della Fiorentina 2-1 contro il Bologna, 2-0 tra Cagliari e Spal. La Roma aveva vinto all'ora di pranzo a Verona 1-0, pareggio ieri sera per l'Inter col Crotone, la Juventus 7-0 con il Sassuolo, ieri Sampdoria-Torino 1-1, Udinese-Milan 1-1, stasera alle 20.45 Benevento-Napoli, domani sera alle 20.45 Lazio-Genova. Vediamo la classifica, ma rapidamente, giusto per farvi capire che insomma c'è il controsorpasso della Juventus aspettando il Napoli, e poi via via tutte le altre, fino proprio al Benevento, che di fatto quello di questa sera è un vero e proprio testa a coda. Vediamo in Serie B, non fosse altro per farvi vedere la partita scoppiettante del Manuzzi di Cesena, che è finita poco fa 4-3 per la formazione di Fabrizio Castori contro la Ternana, giornata che si chiuderà la 24esima domani sera con il posticipo di Chiavari tra Virtus Entella e Spezia. Vediamo rapidamente anche in questo caso la classifica per vedere la posizione del Pescara, ovviamente tutte le tematiche relative alla formazione biancoazzurra, e vi rimando domani sera a replay con Enrico Rocchi, Andrea Costantini e i suoi ospiti per analizzare il momento dei biancoazzurri. Pescara che è a quota 31 punti, con lo Spezia che però ha una partita da giocare, proprio quella di domani sera, che dunque oltre sarà oggetto di discussione anche della trasmissione replay. Saltiamo la C, perché insomma abbiamo già proposto risultati e classifiche, andiamo alla D. Nerostellati Avezzano 0-0 giocata ieri, Francavilla Campobasso 1-1 giocata ieri, Fabriano Recanatese 3-1, Jesina Vastese 2-0, Monticelli Matelica 1-1, così come Agnonese L'Aquila, San Nicolo Castelfidardo 0-1, San Giustese San Marino 1-2, Vispesa Ropineto 2-0. Vediamo la classifica dopo 22 giornate di campionato. 54 punti per il Matelica, 47 per la Vispesaro, che tiene ancora accesa la fiammella della speranza, adesso torna a meno 7 dal Matelica. La Vastese ha 40 punti, l'Avezzano 38, 37 per il Castelfidardo, 34 per l'Aquila e il San Marino, 33 per Francavilla e San Giustese, 31 per il Campobasso, 30 per il Pineto, 25 per la Jesina, 22 per Agnonese e San Nicolò, 18 per la Recanatese, 17 per il Fabriano, 14 per il Monticelli, 8 punti per il Nerostellati Pratola. Io non so se siamo già in collegamento Skype con la nostra Roberta Di Sante. Se c'è, gli do la buonasera. Roberta, mi senti? Sì Jacopo, siamo al telefono, però perché non siamo riusciti a fermarci, siamo di ritorno da Pesaro, quindi sono okay. Solo in collegamento telefonico. Ok, ti chiedo, visto che insomma c'era molto fermento nel post gara e c'era curiosità per sapere se questa ennesima sconfitta avrebbe compromesso la situazione di Daniele Amaulo sulla panchina del Pineto, dici le ultime. Sì, abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente Silvio Brocco, insomma, perché dopo al termine della gara c'era un po' di fermento, diverse telefonate subito dopo la partita.
però il presidente ci ha rassicurato da questo punto di vista, il tecnico resta sulla panchina, la società ha apprezzato comunque la reazione della squadra che ha dato vita ad un buon primo tempo rispetto alle prestazioni molto più deludenti di domenica scorsa. Conoscendo la forza della Vispesaro, il presidente ha detto questa sconfitta ci può stare, dunque apprezziamo il passo avanti fatto nonostante la battuta d'arresto, però abbiamo visto qualche miglioramento sul piano del gioco e quindi dice vogliamo andare avanti così. Ovviamente continueremo a monitorare la situazione perché giustamente ha detto il presidente, se continuiamo a perdere qualcosa dobbiamo pur fare. È la terza sconfitta consecutiva questa per il Pineto. Ti giro Roberta, ma solo rapidamente, perché poi ovviamente vedremo il tuo servizio, vedremo le tue interviste che avete realizzato tu e Claudio Di Giacomo proprio al Benelli di Pesaro. Oggi un telespettatore da casa, in maniera molto civile e molto corretta, ci ha sollecitato su una questione. I due veri problemi del Pineto quest'anno sono stati la mancanza di un attaccante e il fatto che ad un certo punto ci si sia un po' adagiati sui 15 risultati utili consecutivi senza vedere che in effetti però il gioco non è mai stato un gran gioco. Aveva ragione questo telespettatore, secondo me in maniera molto, molto precisa, ha focalizzato la situazione del Pineto? Del fatto, insomma, sulla questione attaccante si è discusso molto, soprattutto nella parte della stagione. Poi è stato preso Tomassini però quando forse ormai era già troppo tardi, forse si sarebbe dovuti puntare fin dall'inizio su un attaccante più capace, tra virgolette, di far salire la squadra, di sacrificarsi un po' di più, forse più forte fisicamente, cosa che Gragnoli a volte ha fatto ma in maniera un po' discontinua. Nel corso della prima parte di questa stagione. Per quanto riguarda i 15 risultati utili consecutivi, in effetti effettivamente penso anch'io che ci sia un po' ci siamo voluti comunque continuare a pensare appunto a striscia positiva di risultati senza però ci è fatti un po' forti di questi 15 risultati utili consecutivi e alcune partite forse sono state sottovalutate soprattutto sul piano dell'atteggiamento della squadra, cosa che è stata ribadita in più occasioni anche dal presidente Brocco e dallo stesso Amaulo, che poi devo dire durante le interviste è sempre molto ammette, insomma, quando ci sono delle situazioni, quindi analizza, insomma, molto bene la partita ammettendo anche quelli che sono gli errori. Dunque sì, credo che il nostro telespettatore abbia fatto una disamina abbastanza attenta da persona che evidentemente ha seguito il percorso del Pineto nel corso della stagione. Ok, quindi Roberta, possiamo dire che insomma Amaulo resta sulla panchina del Pineto, ma è una fiducia a tempo. Peraltro, se non ricordo male, domenica prossima c'è Pineto Jesina, può essere, ricordo bene? Sì, esatto. Ok, potrebbe essere forse la partita veramente decisiva per le sorti della panchina del Pineto, se dico bene? Esatto, cioè il presidente ha ribadito lo stesso concetto che ha ribadito anche domenica scorsa, nel senso che lui ha detto non vogliamo distruggere tutto quello che abbiamo fatto finora, per il momento il tecnico è confermato perché la prestazione non è stata da buttare, però ovviamente se continuiamo a perdere qualcosa la società deve pur fare, quindi queste sono, penso che il pensiero del presidente sia abbastanza chiaro. Perfetto, grazie Roberta, buon ritorno. Ovviamente tra un po' vedremo il tuo servizio relativo alla partita. Dunque Daniele Amaulo è confermato sulla panchina del Pineto, fiducia a tempo da parte del presidente Brocco, da un presidente all'altro. Con la buonasera a Gianni Paris, presidente Lavezzano. Presidente, benvenuto, ben ritrovato. Buonasera a voi. Non so se sei ancora un po' amareggiato dal pareggio di ieri pomeriggio. Beh, oggi abbiamo... Con i risultati alla fine eravamo
vicini al terzo posto, quindi questa ovviamente è una delusione doppia, perché giocare contro l'ultimo, è vero che il girone di ritorno è sempre diverso da quello di andata, però potevano fare di più, ragazzi. Senti, se poi sei d'accordo, io durante la puntata girerò ancora un po' il coltello nella piaga, ti farò vedere almeno 6 partite tra andata e ritorno con 3 squadre, Jesina, Monticelli e Nero Stellati, che potevano... Saremmo stati secondi. Esatto, giusto per girare un po' il coltello nella piaga, però poi la analizzeremo con calma, ovviamente. Hai visto i risultati di questo pomeriggio? Insomma, che cosa ne pensi? L'Avis Pesaro forse ha un po' riaperto il campionato, anche se il Materica sembra un po' andato, questa Vastese si è un po' fermata. Beh, era vera quindi la regola che nel girone di ritorno cambiano gli equilibri e quindi le squadre assumono anche una fisionomia diversa da quella che poi... in costruendo nel giovedì andata. Il Pesaro oggi ha cercato di cancellare la sconfitta del De Marzi di domenica scorsa. Ho visto, ecco, per quanto ci riguarda, la vittoria del Castelfidardo sul San Nicolò, che si è avvicinato. Noi abbiamo, ecco, questa sicurezza dei 4 punti rispetto al sesto posto, ma domenica abbiamo una grande prova del 9 contro la San Giustese e speriamo che arrivi il sesto risultato utile consecutivo. Mister, invece, qual è il risultato che ti ha più sorpreso questo pomeriggio, se vogliamo, non solo delle abruzzesi, anche delle altre partite? Prima parlavamo, poco prima della trasmissione, la caduta della Recanatese, che sul mercato di gennaio aveva fatto un grande mercato. La Recanatese, insomma, ci poteva anche stare e perdeva, insomma, Fabriano. Forse il pareggio del Matelica a Monticelli, secondo me, è un pareggio... È un pareggio di rilassamento, un secondo me, sì, secondo me sì, perché sai, quando stai là davanti, 9 punti avanti, il Monticelli comunque una squadra molto giovane, oggi mancava pure il capitano Sosi, quindi... L'ho vista giocare domenica, il Monticelli l'ho visto veramente in difficoltà domenica, quindi questo è il risultato che più mi ha stupito, e anche un pochettino la Vastese, anche se il campo di Jesi è sempre un campo difficile, una squadra che si deve salvare, quindi in questo risultato, diciamo, che ci può anche stare, però secondo me la Vastese poteva fare qualcosina in più. Poi gli altri risultati, diciamo che questo Castelfidardo continua a vincere fuori casa, non è la prima partita che vince, penso che ha vinto all'Aquila, ha vinto a Francavilla, insomma è una squadra sicuramente pericolosa fuori casa, è sicuramente la rivelazione di questo campionato, perché dai nomi ha una squadra di categoria, ma niente più. Partiamo subito con i servizi. Allora, visto che abbiamo parlato di Vispesaro Pineto, ricordandovi la notizia: fiducia ad Amaulo da parte del presidente del Pineto Silvio Brocco, fiducia a tempo però, ma Amaulo continua sulla panchina del Pineto. Ci andiamo a vedere la sconfitta 2-0 a Pesaro, il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante. In una domenica nera per il calcio abruzzese, pesa come un macigno la terza sconfitta consecutiva per il Pineto, che cade al cospetto della Vis e scivola nella parte destra del tabellone. Crocevia importante sul cammino delle due squadre, il match della quinta di ritorno al Benelli, Vis Pesaro e Pineto, entrambe reduci da due sconfitte consecutive, chiamate a scrollarsi di dosso tensioni e veleni della settimana alla ricerca di un risultato positivo. All'ingresso in campo delle due compagini, applausi per l'indimenticato ex Daniele Amaulo da parte dei suoi ex tifosi. Il tecnico del Pineto rispolvera il 4-2-3-1 per dare maggiore compattezza al centrocampo, il reparto che più aveva sofferto nel derby contro il San Nicolò. Assenza pesante in difesa, quella di Capitan Pomante, sostituito da Orlando, mentre sulla sinistra rientra Fiumara dalla squalifica e in avanti è Tomassini il terminale offensivo. Rivoluzione in casa Vispesaro da parte di Riolfo, che conferma il 4-3-3 ma lascia in panchina sia Carta che Buonocunto. Spazio dunque a Lignani e Boccioletti a centrocampo.
campo, mentre in avanti Baldazzi e Ridolfi danno manforte a Bomberolcese. Dopo un minuto di raccoglimento alla memoria del CT delle notti magiche a Zeglio Vicini, il direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi dà il via alle ostilità. Primo tempo di marca ospite con il Pineto subito propositivo, al quinto la conclusione dalla distanza di Fiumara è parata a terra da Marfella, ma la vera occasionissima è quella che capita all'ottavo sui piedi di Esposito, che calcia di prima intenzione da posizione ravvicinata, costringendo Marfella al miracolo distinto. Ancora Pineto al 22esimo, Tomassini è bravo ad aprire di prima per Esposito, che serve l'assist di ritorno all'attaccante, che però chiuso è in ritardo e l'occasione sfuma. Partita equilibrata con le due squadre attente, sempre alte e pronte a raddoppiare sul portatore di palla. Al 32esimo break della Vis con il diagonale della destra di Baldazzi e la parata a terra di Mazzocchetti, ma è sempre il Pineto ad essere più propositivo. Un minuto più tardi Pezzotti dalla destra serve Tomassini, che ostacolato alza oltre la traversa. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in avanti sugli sviluppi di una rimessa laterale. Esposito è bravissimo a sgusciare tra tre difensori della Vis con un gran gioco di gambe, per poi calciare però sull'esterno della rete. La prima frazione termina così sul parziale di 0-0 e un Pineto che lascia ben sperare, mentre dagli spalti piovono i fischi dei pochi sostenitori giunti al Benelli dopo la contestazione a società e squadra che ha infiammato la settimana in casa pesarese. Nella ripresa però la musica cambia, la Vis dopo la strigliata di Riolfo negli spogliatoi torna in campo con un altro piglio e si fa subito pericolosa. Al terzo Baldazzi potrebbe approfittare di un errore di Zane a centrocampo, ma non calibra bene la conclusione. Un minuto più tardi ancora Baldazzi ci prova anche da posizione defilata, ma Mazzocchetti para sul primo palo. All'ottavo l'episodio che sblocca il match, Ridolfi si conquista un buon calcio di punizione di cui a incaricarsi dal vertice sinistro dell'area e Radi. La conclusione a giro direttamente in porta con Mazzocchetti che si fa sorprendere, ma riesce in qualche modo a deviare. Poi Olcese ribadisce in rete per l'1-0. Doccia gelata per il Pineto che accusa il colpo e al 23esimo rischia ancora. Provvidenziale è la chiusura di Fiumara su Baldazzi. Sulle ali dell'entusiasmo la Vis continua a spingere e al 25esimo confeziona anche il raddoppio. Il Pineto si sbilancia nel tentativo di recuperare il risultato e la Vis buca in contropiede con Olcese che tenta la conclusione. Il rimpallo è favorevole a Baldazzi che si coordina bene e insacca sotto il 7 per il 2-0 pesarese. Il Pineto abbozza la reazione, ma la Vis chiude tutti gli spazi. Al 26esimo della Quercia prova la conclusione da fuori, ma Marfella non si fa sorprendere. Poi Amaolo getta nella mischia anche Farias, ma i padroni di casa sembrano poter gestire il vantaggio senza troppi patemi. E nel finale è ancora dei biancorossi l'ultima occasione con il diagonale di Cruz e la deviazione in tuffo di Mazzocchetti. Dopo 5 minuti di recupero è festa biancorossa al Benelli con la Vis Pesaro che torna alla vittoria. Ancora tanta amarezza invece in casa Pineto che vede sempre di più allontanarsi l'obiettivo stagionale e il rischio sempre più concreto di una stagione anonima. Mister Amaolo, ancora una sconfitta, il primo tempo aveva illuso un po' forse il Pineto, poi però nella ripresa non c'è stato niente da fare dopo quell'episodio che vi ha condannati un po'. Sì, secondo me ci sono sconfitte e sconfitte. Questa sconfitta la possiamo accettare perché c'è stata una prestazione buona secondo me della nostra squadra, soprattutto nella prima frazione. Quindi se facciamo un paragone con la partita di Vasto e di domenica con San Nicolò, sicuramente la squadra oggi ha espresso un ottimo gioco nella prima frazione dove ai punti qualcosa meritavamo in più. Certo l'episodio poteva incidere il risultato da una parte o un'altra, è stato il calcio piazzato di Radi, ha sbloccato la partita, a quel punto le difficoltà sono aumentate, la Vis ha giocato un po' più sulle ripartenze, noi non siamo stati capaci, anche se qualche minuto abbiamo avuto un po' un attimo qualche situazione pericolosa, poi il 2-0 ha chiuso la gara, però ecco, e la prestazione sicuramente è stata buona, abbiamo giocato la partita secondo me alla pari della Vis, ha vinto la Vis perché ha avuto l'episodio a favore, però la squadra non possono riproverare niente perché secondo me ha fatto una buona prestazione. Ai punti però siamo comunque alla terza sconfitta consecutiva, adesso come bisogna reagire? Sì, ma ecco, come ho detto in altre circostanze, non ci siamo esaltati nei 15 risultati utili, certo tre sconfitte consecutive sono pesanti da smaltire, però se qualcosa ci conforta la prestazione sicuramente è una buona base di partenza per ripartire fin da domenica prossima contro la Jesina.
si aspetta qualche ripercussione dopo questa partita? Mai, io sto a disposizione, faccio il mio lavoro come sempre, poi saranno gli altri a giudicare e quindi non ho altro percorso da fare, lavorare e cercare di mettere a disposizione, ecco, e mettere in campo una squadra che possa ripartire con il piede giusto come ha fatto nel girone di andata. Una vittoria che si somma alle altre 14 che abbiamo fatto e che ci premia per gli sforzi, le critiche subite, e battendo un Pineto comunque organizzato, ben messo in campo e che è comunque sempre una squadra di grande qualità. Noi il primo tempo siamo partiti bene, i primi 5-10 minuti, aggredendo, pressando e creando alcune situazioni che potevano, non si sono concretizzate o per l'ultimo passaggio o per altro. E nel secondo tempo ho cercato di rasserenare i ragazzi, di fargli capire che comunque loro hanno capacità, hanno forza e non era quello che stavano esprimendo in campo. E abbiamo trovato il gol, poi il secondo e praticamente il secondo tempo abbiamo giocato nella metà campo, quindi sono molto contento per questo, perché comunque abbiamo fatto una partita su un campo difficilissimo. E campo inteso come terreno, come ambiente? Come tutto, cioè portando a casa 3 punti per noi fondamentali. Scelta di cambiare modulo 4-3-3, questo picco un po' tutto. Sì, ma... Questi erano anche i due allenatori oltre al servizio. Oh, adesso abbiamo, ovviamente non i diretti interessati, ma due parti in caso, ovvero un allenatore e un presidente. Perché adesso stiamo vivendo una situazione in cui un presidente dà una fiducia a termine al proprio allenatore. Ora chiedo all'allenatore come vive la settimana o il periodo di una fiducia a termine, normalmente, quando si accorge di avere una fiducia a termine, chiedo ad Antonio Mecomonio. Siamo... Chi fa questo lavoro sa che è comunque sotto esame ogni settimana, quindi questo lo deve mettere sempre in conto. Siete più nervosi? Ma sì, ovviamente non è che puoi rimanere tranquillissimo, però ci si deve convivere con questa cosa, perché comunque sappiamo che il nostro lavoro comporta anche questo. Però poi mi sembra che questa società sia una società molto, molto equilibrata anche nelle parole del presidente. Insomma, a Mauro si contesta dall'inizio del campionato, però comunque il presidente non prende mai decisioni che non hanno equilibrio. Cioè, io penso che il Pineto come squadra potrebbe fare qualcosa in più, però ovviamente io non conosco quali sono i problemi reali di questa squadra. Poi questo è un campionato difficile, quindi insomma, arrivare in alto non è facile, quindi se il presidente comunque che vede tutti i giorni il suo allenatore, la squadra parla tutti i giorni con il proprio direttore sportivo, evidentemente ritiene che l'allenatore stia facendo un buon lavoro e quindi è giusto che rimanga lì. Certo. E invece al presidente, ovviamente non in questione, chiedo se quando si dà fiducia ad un allenatore, anche se i risultati non vengono, sono 3 sconfitte consecutive, poi c'era stato il pareggio di San Marino 3-3, un presidente conferma un po' mordendo il freno, oppure lo si fa, cioè si cerca sempre di aspettare perché si spera sempre che qualcosa possa cambiare? Ma io parlo come Gianni Paris, quindi da parte mia, quando un allenatore mi fa vedere il gioco, può anche starci di perdere 3 partite di seguito. Quando invece l'allenatore perde e non c'è neanche il gioco, allora mi preoccupo. Io devo dire, sono sincero, insomma, noi con l'Pineto in casa abbiamo perso 2-1. Sì. Ma con tutta onestà, cioè, si sono chiusi dopo il vantaggio e hanno agito in contropiede, hanno buttato sempre la palla in tribuna, in curva, e questo ovviamente a me non è piaciuto, ma è ovviamente il mio punto di vista. So che non fa un bel gioco il Pineto e quindi non ha una manovra, non ha un'ampiezza, non ha quella che poi a me è l'idea
della dinamicità della squadra, del movimento globale del gruppo in tutte e due le fasi, sia quella di difesa che quella di attacco. E quindi, per quanto mi riguarda, Amaulo non sarebbe mai il mio allenatore. Però è chiaro che questo bisogna andarlo a vedere anche in estate, come è stata fatta la squadra, i giocatori che sono stati presi e poi realmente l'obiettivo che sotto sotto ha la società, se fare playoff, vincere il campionato o ottenere una tranquilla salvezza. Peraltro arrivano anche, oltre ovviamente a messaggi un po' che di persone scontente dell'andamento del Pineto, giustamente qualcuno dice: invece di stare a criticare, vendi allo stadio a tifare il Pineto, forse questi ragazzi se lo meritano per il lavoro e l'impegno che ci mettono. Andrea, vengo da te perché insomma da quel 3-3 con il San Marino sembra essersi incrinato qualcosa, sì. Cioè quei due gol nel finale, arrivati quando la vittoria sembrava già cosa fatta, sono momenti che cambiano l'inerzia di una stagione, perché il Pineto aveva una serie aperta di risultati consecutivi, ok, molti pareggi ma anche delle vittorie, è una squadra a ridosso della zona playoff. Sembrava fatta e sarebbe stata una vittoria che valeva doppio, perché contro un'avversaria diretta si era avanti di due gol in pieno recupero, e invece aver subito quelle due reti ha un po' cambiato l'inerzia. Sai, quando accadono quelle cose puoi avere quel tipo di contraccolpo, un attimo ti senti forte, imbattibile, nessuno ti può fare nulla, e in un attimo ti scopri fragile, vai in campo e sai bene che prima o poi beccherai il gol e non lo rifarai. Ecco perché il lavoro che deve essere fatto ora è un lavoro più che altro psicologico. Il valore del Pineto è noto, è una squadra che ha sicuramente i connotati per stare a ridosso, appena dentro la zona playoff, però se ora mentalmente sei fragile, ottieni risultati decisamente negativi, andando ben al di sotto di quelle che sono le tue caratteristiche, le tue peculiarità e la tua forza. Quindi è un problema ora meramente mentale. Per il resto il presidente Pari si dice che Amaulo non sarebbe mai l'allenatore della sua squadra, lo capisco nel momento in cui lui vuole un certo tipo di gioco dalla sua squadra. Noi più volte abbiamo detto quello che è il Pineto. Pineto è una squadra brava ad adeguarsi alle avversarie, se gioca con le avversarie. Oggi, ad esempio, rispetto alle ultime gare, il Pineto ha fatto meglio, perché ha giocato contro una squadra forte. Con le squadre forti il Pineto normalmente si adegua bene e fa bene, e oggi il Pineto ha tenuto molto bene il campo proprio contro una grande squadra. Magari contro il San Nicolò la scorsa settimana, San Nicolò squadra di bassa classifica, il Pineto ha fatto una partita bruttissima. Non mi sorprende, conoscendo il tipo di gioco che è il Pineto e il tipo di allenatore che è il Pineto. Squadra brava ad adeguarsi sugli avversari, un po' più in difficoltà quando deve fare lei la partita. E la descrizione che ha dato Paris della partita Avezzano-Pineto io non l'ho vista. Non so se c'è stata una forzatura nel racconto del presidente, però la immagino anche così, una squadra che magari va in vantaggio, cerca di fare anche ostruzione del gioco e cerca di portare a casa il risultato anche con qualche, diciamo così, con qualche malizia, quella malizia che ad esempio all'Avezzano in molti casi è mancata. Quindi sono caratteristiche però del Pineto che conosciamo bene. Quello che ora conta è che questa squadra mentalmente è bloccata, ed è bloccata da quella rimonta di San Marino. Assolutamente. Può una rimonta come quella che ha subito il Pineto tre settimane fa, dall'1-3 negli ultimi minuti, 3-3, bloccare? Come fa un allenatore poi a un certo punto a invertire? Io conosco solo una medicina, è lavorare sul campo e sulla testa dei calciatori e sperare che al più presto venga un risultato utile con una buona prestazione. Purtroppo questo è un campionato che, se abbassi la guardia, poi puoi perdere dappertutto, puoi perdere da tutte le parti, quindi ci sta, è normale che a Pineto tutti quanti si aspettano tanto e quindi c'è questa critica, secondo me un po', anche un po' esagerata, perché penso che il Pineto è vero sì che è una buonissima squadra, sicuramente, ripeto, può fare molto di più, però insomma
Il tecnico è un tecnico navigato, è uno che sa il mestiere suo. È normale che poi, giustamente, il presidente Paris ha le sue vedute e quindi è giusto, si rispetta le vedute di ogni presidente e di ogni persona. Però comunque parliamo sempre di un allenatore molto molto esperto e che ha vinto pure qualche campionato. Forse l'ultimo l'ha vinto a Morro d'Oro, se non erro, insomma è un allenatore con i suoi pregi e i suoi difetti. Quando lo si prende si sa quello che stai prendendo, giustamente può piacere e non può piacere, però comunque è un allenatore che conosce benissimo questa categoria. Sì, peraltro io non penso che l'obiettivo del Pineto fosse quello di vincere il campionato, certo adesso forse siamo un po' al di sotto di quelli che erano i reali obiettivi della società ad inizio anno, questo ad onor del vero, però ci dobbiamo spostare adesso dalle Marche, da Pesaro, scendiamo di qualche chilometro, non di tantissimi, andiamo a Jesi per vedere la sconfitta, un'altra sconfitta, ma oggi purtroppo non buone notizie, non sono arrivate da nessuna parte. Sconfitta per la Vastese, 2-0 contro la Jesina al servizio di Paolo Renzetti. In un turno grigio per le formazioni abruzzesi non fa eccezione la Vastese, che torna a mani vuote dal Pacifico Carotti di Jesi al termine di una gara che ha messo in mostra una squadra evanescente in attacco, dove si è avvertita e non poco l'assenza del bomber Leonetti. Peccato per il 2-0 con i marchigiani andati in rete nelle due vere occasioni create, con Camerlengo mai veramente impegnato nell'arco dei 90 minuti. Resta però la prova non entusiasmante di Fiore e compagni, apparsi tanto generosi quanto confusionari e svagati in difesa, con due gol subiti nello stesso modo. Squadra ospite in maglia bianca e propositiva in avvio, pur senza pungere. A far male a Camerlengo al quarto d'ora ci pensa invece Magnanelli, che su un cross proveniente dalla destra controlla la sfera e supera il portiere ospite, che può solo intercettare il pallone che si infila alle sue spalle. Gara che si mette subito in salita per gli aragonesi, costretti ad inseguire. Al 19° sugli sviluppi di un corner tedesco in aria tira sull'esterno della rete, ma i marchigiani cinici non sbagliano un colpo e al secondo vero affondo trovano al 23° il raddoppio con Zannini, che su cross di Trudo infila per la seconda volta la porta di Camerlengo. Prima parte di gara shock per la Vastese, così come era accaduto a Matelica una settimana fa. Al 28° si rivede la squadra abruzzese con Tedesco e con un tiro che non crea però problemi a Tavoni. Spinge ancora la formazione di mister Colavitto e al 30° Stivaletta sfiorare il palo della porta marchigiana. La Vastese però non è più la squadra ammirata nel girone di andata, quando segnava gol a Grappoli. Al 38° ancora Tedesco, questa volta di testa, con l'estremo marchigiano che para, così come accade al 42° su tiro violento dalla distanza di Pizzutelli. Nella ripresa ci si aspetta di vedere una Vastese arrabbiata. Al 10° proteste ospiti per un sospetto tocco con la mano di un giocatore della Jesina sul colpo di testa di Stivaletta, con Baldelli di Reggio Emilia che lascia proseguire. La squadra di Colavitto non è in giornata, anche se si rivede al 21° sempre con Tedesco e con un bel colpo di testa che chiama il portiere della formazione locale alla deviazione in calcio d'angolo. Trascorrono i minuti con i padroni di casa che tengono, anche se al 25° è la traversa a salvare Tavoni su splendida conclusione di Bittaie. Colavitto manda in campo nel giro di pochi minuti Lucciarini, De Chiara ed Alberico per Iarocci, Casciani e Stivaletta, ma in campo gli effetti sono piuttosto modesti. Alla mezz'ora si rivede Bittaie che in area ospite tira fra le braccia del portiere di casa. Piove poi sul bagnato nel finale in casa abruzzese, quando al 40° viene espulso Maronilli per un fallo a gioco fermo su Valdés. Un finale amaro per la squadra del presidente Bolami, che domenica prossima tornerà a giocare dinanzi al pubblico amico ospitando il San Nicolò in un derby a questo punto assolutamente da vincere. Colavitto, Camerlengo mai impegnato nell'arco dei 90 minuti, due tiri, due gol della Jesina, questo è il calcio, però in avanti oggi la sua squadra a nostro avviso ha fatto un po' troppa confusione. No, guarda, ci sta girando così, cioè, come si dice nel calcio, l'episodio contro, no? L'episodio, fanno gol e non sempre riesci a riagguantare la partita o addirittura a ribaltarla. Dobbiamo riacquistare un po' di leggerezza mentale, che è quella che ci ha permesso fino ad oggi ad esprimere un ottimo calcio e a fare anche punti. Anche oggi, come a Matelica, i primi minuti di gara sono stati sicuramente negativi per la sua squadra, perché avete preso gol in due gol in 20 minuti. Si sta verificando questo purtroppo nel 2018, devo cercare di capire dove sono i problemi e lavorarci sopra e che non si ripete.
questo momento probabilmente la Vastese non si può permettere di regalare agli avversari giocatori come Leonetti e De Feo. Si può spiegare anche così la prestazione di oggi? No, ma io ai ragazzi, guarda, io ti dico che oggi siamo stati puniti oltre misura, sinceramente, perché veramente la squadra pure oggi, a mio modo di vedere, ha giocato un ottimo calcio. Ti ripeto, gli episodi ci stanno girando in maniera sfavorevole e quindi proprio questo che ti sta punendo, ma a livello di prestazione, ragazzi, non posso imputare niente. Che cosa è cambiato dal 2017 al 2018 per la sua squadra, a parte i risultati? Oh, quella concentrazione maggiore in quegli episodi dove gli altri in partita possono avere le opportunità. Se andiamo a vedere oggi, comunque la Jesina ha fatto poco per poter fare i due gol, però ha ragione chi la mette dentro. Loro l'hanno messa dentro e noi no. Domenica ci sarà questo derby all'Aragona con il San Nicolò. Tornate a giocare dinanzi ai vostri tifosi e cercherete di tornare alla vittoria, ovviamente. Sì, ma la vittoria, sì, ora serve continuare il cammino, serve cercare di rifare punti, però i punti devono venire attraverso una leggerezza mentale che un po' sta venendo a mancare in questo 2018. È un momento, insomma, complicato anche per la Vastese. Mister, te lo aspettavi? Beh, questo è un risultato che sinceramente non mi aspettavo. Cioè, ci può stare, ma non me l'aspettavo. Ripeto, il campo di Jesi è un campo difficile, però insomma la Vastese adesso ho sentito che mancava, insomma... Mancava Leonetti, mancava De Feo, insomma, mancava ovviamente qualche giocatore, quindi sai... Quando in una squadra ti mancano giocatori così importanti è normale che poi puoi pagare qualcosa, però insomma mancano ancora tante partite, la classifica secondo me la Vastese sta facendo un ottimo campionato, se la giocherà fino alla fine per rientrare ai playoff. È una sfida nella sfida quella con la Vastese, Presidente, tra voi e la squadra di Colavitto. È il bello del calcio, soprattutto del calcio abruzzese in questa quarta serie del calcio italiano. Risultato oggi favorevole a noi, abbiamo rosicchiato un punto, siamo a due dal terzo posto e quindi, siccome sono sempre abituato a guardare in alto e mai dietro, allora spero che la squadra sia in grado, a cominciare da domenica prossima contro la San Giustese, a non regalare i primi tempi. Io ogni volta che abbiamo avuto questo difetto caratteriale, di personalità, di regalare i primi 45 minuti, poi la partita si è messa sempre in maniera strana. E adesso abbiamo bisogno di dare continuità, 5 risultati utili, ma 3 pareggi e 2 vittorie. È vero, rispetto al girone di andata abbiamo conquistato 6 punti in più, però è anche vero che abbiamo giocato contro l'ultima, la penultima e penso quart'ultima o quint'ultima, la Jesina di questo girone F. Quindi mi auguro che i ragazzi capiscano quello che è la volontà della società. Gli abbiamo detto più volte che la società è pronta a fare, in caso di playoff, in caso di finale, la domanda di ripescaggio in C, soprattutto tenendo conto di tutte quelle che sono le defezioni attuali. Nei 3 gironi abbiamo già 5 squadre, 5 società in meno, e quindi non ci saranno soltanto i posti delle promozioni ma anche 5 posti in più da assegnare tra le squadre retrocesse dalla C e quelle che invece avranno disputato i playoff nazionali in quarta serie. E quindi quando una società ti dice questo dal primo mese della stagione, cioè, ti fa già capire tutto. Che punta, anche se le cose vanno male, comunque hanno una domanda di ripescaggio per il salto di categoria. Deve essere comunque una certificazione di sicurezza, questo è sicuro. Poi però, Presidente, con lei faremo un'analisi approfondita dopo la pubblicità, perché in settimana la notizia è stata anche l'allargamento della base societaria. Con lei è entrato anche un socio, Luciano D'Alessandro, che doveva essere con noi stasera, ma malanno di stagione, la salutiamo e a casa gli auguriamo una pronta guarigione, ovviamente, per presentarsi al pubblico marsicano. Questa era una delle la principale novità di questa settimana.
Restiamo per un attimo ancora sulla partita di Iesi, mentre giustamente da Vasto mi riprendono e dicono mancava anche Cherillo. Effettivamente è vero, ma con le assenze sono andato un po' a memoria e non potevo ricordarle tutte perché erano veramente tante. Sono due gli episodi da vedere: decimo del secondo tempo, fallo di mano su cui protesta la Vastese, un colpo di testa di un giocatore vastese e un colpo di mano che io, colpo di testa se non erro di Stivaletta, il colpo di mano dovrebbe essere del giocatore che salta con Stivaletta e dovrebbe essere il numero 3. Adesso io non ho la distinta sotto mano, ma conto di recuperarla subito. Il numero 3, Anconetani. Io devo dire la verità, non perché non creda alle proteste della Vastese, ma io proprio non abbiamo la possibilità di, cioè l'inquadratura non riesce a togliere i dubbi. Sinceramente da questa immagine si vede ben poco, però vedo subito i giocatori della Vastese, quasi tutti insieme. Guarda, di solito quando c'è questo comportamento qualcosa può pure stare, però onestamente da queste immagini si vede ben poco. Presidente. Ma io da presidente della squadra di calcio preferivo la regola vecchia, quella sul fallo di mano volontario e non involontario. Quindi l'idea dell'allargamento del braccio, braccia fuori dal collo, del volume, a me non piace onestamente. Concedere rigori così, cioè, non mi interessa da presidente. Altro episodio che però ovviamente noi non vediamo perché è l'espulsione di Maronelli, rosso diretto, perché l'arbitro viene richiamato dall'assistente e si dirige verso Maronelli sventolandogli il rosso diretto per un contatto con Valdés. Ora, noi ve la facciamo vedere, però non possiamo che proporvela così, anche perché la telecamera è una e insomma c'è questo rosso diretto senza nessun dubbio per l'arbitro. A sensazione, noi speriamo che abbia deciso bene l'arbitro, poi da qui non potevamo vederlo. I nuovi difensori non stanno rendendo come ci si aspettava, poi tre espulsioni, io dice di chiaro, oggi Maronelli senza parole. Effettivamente, mister, non so se sei d'accordo, quando si tocca in una squadra, non per forza la Vastese, però prendiamo il caso della Vastese, il pacchetto difensivo per via di assenze, squalifiche, lo si un po' rimodella. Poi si rompono un po' gli equilibri? Assolutamente sì, non è mai facile poi ritrovare quegli equilibri che c'erano prima, ma è normale che durante il campionato possano accadere anche queste cose, bisogna essere pronti eventualmente a rimediare. Io non penso che il problema della Vastese siano difensori. La Vastese, ripeto, sta facendo un grandissimo campionato, secondo me oltre le più rosee aspettative. In questo momento sta vincendo un po' meno, sicuramente qualche infortunio di troppo sicuramente c'è stato, però insomma ha tutte le carte in regola per riprendere la strada che aveva preso all'inizio del campionato, una strada importante, anche di bel gioco, e quindi secondo me hanno tutte le carte in regola per centrare questi playoff. Peraltro settimana prossima la Vastese torna all'Aragona, lo farà in un derby contro il San Nicolò, poi vedremo come andrà. Peraltro sono due squadre che vengono da due sconfitte, quindi ci sarà voglia di rivalsa sia per l'una che per l'altra. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale perché poi parliamo dell'Avezzano, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, siamo pronti per aprire la parentesi con il presidente dell'Avezzano. Innanzitutto partiamo dalla novità, presidente, dall'ingresso in società al fianco di Luciano D'Alessandro, che è arrivato una parte delle quote dell'Avezzano Calcio. L'avete presentato in settimana, è un allargamento. Innanzitutto ti chiedo, ecco, questa è la conferenza stampa insieme al direttore generale Iacovitti. Innanzitutto come è avvenuto questo avvicinamento? Beh, Luciano è un tifoso prima ancora di essere oggi il vicepresidente, ha un'azienda importante nel settore delle pulizie, tantissimi appalti in Italia, imprenditore intelligente, creativo e instancabile, perché poi devo riconoscergli questa qualità.
Siccome era un tifoso e già da anni sponsorizzava la squadra di calcio, io ho detto: ma scusa, anziché sponsorizzare, entra a far parte della famiglia biancoverde. E non è stato difficile, veramente non ho dovuto fare una vera e propria azione di persuasione, perché si è convinto alla prima volta che ho detto: vieni a fare il vicepresidente, acquista delle quote dell'SRL. Lui ha acquistato il 5% proprio delle mie quote, e quindi sono stracontento che con D'Alessandro si vada a rafforzare quella che è la società. Poi il ragazzo serio, ogni volta che bisogna mettere mano al portafoglio, è il primo a farsi trovare, il primo a dire: presidente, quando ci vediamo? Quindi, per farti capire, l'uomo e soprattutto, e poi è giovane, quindi parliamo di un trentenne, e per me questo significa avere forza, vitalità, avere poi la voglia di fare bene, e anche per lui salire tra i professionisti non poteva che essere la strada migliore, quella di diventare vicepresidente. E poi non ci dimentichiamo che nel calcio moderno è difficile trovare un presidente, un vicepresidente super tifosi della squadra che, per la quale fanno i sacrifici. E con Luciano spero di iniziare oggi un percorso importante, perché poi sappiamo bene che vogliamo coronare il sogno della Lega Pro, della Serie C nel centenario. Il centenario è l'anno prossimo, quindi proveremo in tutti i modi, con la strada dei play-off in questa stagione, a centrare la terza divisione del calcio italiano. Dopo rispondiamo, io sto segnando le considerazioni per il presidente Paris, però rimaniamo per un attimo sulla questione societaria. Ha detto 5%, presidente, pensa che sia una quota destinata a salire con l'andare del tempo, e se sì, nella misura, in che misura? Beh, io mi auguro che Luciano voglia accrescere la sua quota societaria stagione dopo stagione. Questo era giusto per fargli capire cosa significa fare poi i sacrifici da vicepresidente, quindi da società, e mi auguro che abbia la voglia di far crescere il suo desiderio di vedere l'Avezzano Calcio sempre più in alto, e che ovviamente poi è il desiderio del presidente Paris. L'obiettivo è quello che hai accennato tu nella domanda: vogliamo insieme lottare per un unico obiettivo. Avezzano ha anche i numeri dal punto di vista geografico per reggere una Serie C, la gente sta rispondendo, abbiamo aumentato le presenze allo stadio, quest'anno poi è il numero più alto negli ultimi 8 anni di abbonati, abbiamo superato i 347 abbonati, che non sono pochi, onestamente per Avezzano è tanta roba. E quindi questi numeri oggi sono dalla parte della società, l'ambiente sereno, pubblico sereno, tifosi sereni, sono convinti che la squadra allestita sia una buona squadra per puntare nella zona e nella posizione più prestigiosa della griglia playoff. Adesso passiamo un po' alle questioni tecnico-sportive, insomma di campionato, ecco. Le facciamo vedere quelle 6 partite che un po' sono rimasti sul gruppone a tutti. Sono partite di andata e ritorno con Jesina, Monticelli e Nero Stellati. Sono arrivati in questo caso 6 pareggi. 6 pareggi, questa è la prima partita proprio del campionato, Avezzano-Jesina 0-0, poi ci saranno le partite con il Monticelli, 1-1 ad Avezzano, 0-0 a Castel di Lama, 0-0 in entrambi i casi contro il Nero Stellati. Ma che cosa succede, presidente, a questa squadra quando incontra le piccole? Perché quando incontra le grandi poi spesso fa bella figura, soprattutto perché è un calcio molto propositivo in avanti. Ma quando trova le piccole? Ma hai dato la risposta già tu, perché poi è quello che ho sempre detto anche nello spogliatoio ai ragazzi. Ho detto: quando giochiamo contro avversari validi siamo
molto più forti noi. Quando giochiamo con avversari deboli è come se ci prendesse il fattore pena e regaliamo punti a dismisura. Insomma, è vero che contro il Monticelli abbiamo avuto una squadra che aveva posizionato un pullman davanti la porta, erano 10 in difesa e quindi era complicato fare gol. Parla di questa partita, dell'andata o di del ritorno. All'andata ancora non era l'Avezzano che poi ha costruito la strada, il viatico per i playoff. E quindi io parlo soltanto dalla quinta giornata in poi del campionato. Dopo lo 0-0 contro i Nerostellati dell'andata, avevamo insomma iniziato a macinare idea e gioco e soprattutto avevamo scoperto che il modulo 4-4-2 era quello più adatto al tipo di giocatori che abbiamo, e poi abbiamo i due esterni che fanno veramente male, che sono Saverio Pellecchia e Michael Deramo. E questo oggi in Serie D credo che sia un vantaggio, perché in pochi hanno giocatori di questa qualità, di questa levatura. E, Io ci aggiungerei anche Cerone, ci aggiungerei anche Dos Santos. Sì. Ma la squadra è una squadra forte, quindi non stiamo parlando di... Non stiamo parlando di una squadra costruita tanto per. È chiaro che l'assenza di Cerone si è sentita a Pratola, a Sulmona contro i Nerostellati, l'assenza di Pellecchia altrettanto, e questo ovviamente è tutto dire sulla qualità. Anche i rincalzi sono all'altezza, però c'è qualcuno che ad oggi ancora non riesce a spingere. Per esperienza e per equilibri non farò mai più i nomi dei singoli, perché i ragazzi ne risentono, parla il presidente, sì. Quindi il presidente quando dice delle cose loro poi è normale, le amplificano, rimane. Eccetera, rimane. Quindi ho deciso per politica societaria di non fare più i nomi dei singoli. E da lì però... ieri ad esempio non abbiamo proprio giocato, quello che ho detto negli spogliatoi resta tra me e la squadra, questo chiaramente non era rigore, nonostante poi le rivediamo, perché fosse prima stato detto che era rigore, ci hanno chiesto di rivedere, ma di poi rivedere gli episodi, tra un po' li vediamo. Sì. E quindi la squadra oggi, se andiamo a vedere in questo campionato di Serie D, è quella che sta dando anche più continuità, è quella che sta dando anche più organicità. In difesa secondo me abbiamo due pilastri che sono Sbardella e Menna, e allo stesso tempo abbiamo due esterni, due terzini che sono Morgan Besana 99, e dall'altra parte, ed Emanuele Lombardo 97, quindi due fuori quota che stanno facendo sempre bene. E quindi quando non vinciamo in realtà è una questione di testa, non una questione di differenze con l'avversario. Bisogna crederci, probabilmente quando non riusciamo a portare via i tre punti è proprio per questo motivo. Ieri il mister si è arrabbiato nei confronti della squadra, ha fatto bene, la stessa cosa l'ho provata anche io fino quasi a sentirmi male. Però fa parte del calcio, non si può vincere sempre, l'importante è che non si perda la testa, non si prendano le espulsioni. E tipo io, quella a riguardo, che abbiamo appena visto di Pellecchia, gli è costata una sanzione, una disciplinare, una multa economica, perché ovviamente Saverio ha fatto un danno alla società in queste due partite in cui non è potuto scendere in campo. E quindi qui bisogna essere società. Io credo che poi questi campionati si vincano tanto con la presenza del presidente, con la presenza del vicepresidente, con la presenza della società all'interno dello spogliatoio. Il calcio è fatto di 90 minuti, ma tante volte i campionati si vincono nel dietro le quinte. Tante volte i campionati si nuina sana che viene fatta nei confronti della squadra, del gruppo, perché ti fa capire quello che poi è il volere, il sentire il valore della maglia. Noi cerchiamo sempre anche
A volte io personalmente esagero con qualche parola nei confronti della squadra, nello spogliatoio, però i ragazzi che sono intelligenti capiscono che lo faccio perché sono un tifoso e soprattutto perché vorrei vedere l'Avezzano Calcio sempre più su. Stanno arrivando tantissimi, ma veramente tantissimi messaggi. Mister, perché non hai allenato i Nerostellati? Questioni economiche? Ho già risposto ampiamente a questa domanda. Assolutamente non era una questione economica, ho detto chiaramente che era solo una questione di tempi, subentrare in una situazione molto difficile e soprattutto con tempi molto ristretti. Non me la sono sentita perché vivo a Pratola e non vorrei essere ricordato come l'allenatore che magari, se ci sarà una retrocessione, un'eventuale retrocessione, essere ricordato come l'allenatore che ha riportato i Nerostellati in eccellenza. Questa è stata una questione economica quando ci siamo incontrati col presidente, che è un caro amico. Non ne abbiamo nemmeno parlato, abbiamo parlato solo di questioni tecniche. La squadra, secondo me, in questo momento è una squadra buona, è una squadra che può ottenere risultati su tutti i campi, però ovviamente c'è bisogno di continuità nei risultati, e per avere continuità nei risultati purtroppo bisogna avere un organico come la situazione del Pratola, molto forte. Sicuramente qualche risultato sul campo i Nerostellati lo faranno, perché comunque hanno messo a posto la linea difensiva, hanno un buon centrocampo, si sta aspettando un pochettino gli attaccanti, questi due stranieri che stanno un pochettino in ritardo di condizione, hanno dei fuori quota secondo me all'altezza della situazione. Peccato per Del Gizzi. Sì, è un peccato, male. Lo saluto, ma sì. Sono andato già ieri a salutarlo in ospedale, è un caro ragazzo, gli ho detto di stare tranquillo, che comunque in questo mondo gli infortuni sono dietro l'angolo, l'importante è rialzarsi presto. Quindi ecco, ripeto, il problema principale era solo quello. Avrei dato tranquillamente una mano alla città, al paese dove vivo, ma purtroppo io sono abituato a lavorare sul campo e sinceramente non me la sono sentita, perché non avevo la certezza di poter salvare questa squadra. Presidente, a proposito di messaggi che sono arrivati, però ci scrivono: ma i rinforzi invernali però non hanno inciso. Ma in realtà stiamo facendo meglio del girone di andata. Quindi i numeri sono dalla parte della società. Io chiaramente mi aspetto molto di più da Michele Bisegna, molto di più da Lorenzo Di Curzio, che ancora non l'abbiamo visto nella sostanza. Mi aspetto anche molto di più quando entra al posto di Bianciardi da Nicolas Crass. Quindi se pensi che sono andati via due giocatori, ne sono arrivati tre, ti fa capire insomma quelle che sono poi le intenzioni della squadra. Non abbiamo preso under, ma abbiamo preso tutti over, e quindi questo resta ancora il modo e il motto per spingerci verso poi quella che è la volontà mia, la volontà di D'Alessandro, di fare un campionato che ci riporti nella terza serie, e quindi questo. Le chiedono se Sterpetti è ancora in società. Sterpetti non è mai stato in società, è il main sponsor della prima squadra, non è mai stato. È il secondo anno consecutivo che è main sponsor con la sua azienda di concessionari. Perfetto, Andrea, so che tu insomma sull'Avezzano hai studiato particolarmente, soprattutto l'incidenza degli esterni. È una squadra come difficilmente si vedono in queste categorie, una squadra che ha il suo punto di forza. Poi ci farei vedere anche gli episodi di Nerostellati Avezzano per tutti i tifosi del Nerostellati. Però, insomma, questa squadra che quando deve fare, è quasi il contrario, quando deve fare la partita incontra grandi squadre, si esalta. Poi quando incontra le piccole, un po' si deprime.
che cosa gli capita a questa squadra? Beh, quando trova squadre che fanno la partita, l'Avezzano è una squadra che fa la partita, e quindi in una maniera opposta al Pineto. Il Pineto si adegua alla squadra che fa la partita e tende a speculare, invece l'Avezzano affronta la squadra che fa la partita e quando trova spazio, trova campo, con i due esterni fa la differenza, perché Deramo e Pellecchia sono giocatori che ti saltano nell'uno contro uno e hanno la qualità per... Aspetta, io Andrea, però non ti sento più, A piede invertito? Adesso sì. Adesso sì, però non abbiamo sentito niente del ragionamento. No, stavo dicendo che praticamente... No, io ho un ritorno in cuffia che un po' mi disturba, quindi devo togliere. Quindi se è possibile togliere... Ecco, stavo dicendo, è una squadra che in una maniera opposta al Pineto si esprime al meglio con le squadre che fanno la partita, perché il Pineto specula, invece l'Avezzano attacca a sua volta. E trovando campo, i due esterni sono letali. Perché? Perché saltano l'avversario, quindi creano superiorità numerica, giocano a piede invertito, quindi sia Pellecchia a destra, sia Deramo a sinistra possono tirare in porta, possono mettere in mezzo palloni che sono inviti a nozze per Dos Santos, quindi sono letali. Chiaramente un altro giocatore cruciale è Cerone, perché gli esterni sono fondamentali, però avere quel barometro in mezzo al campo che è Cerone, che è sì un uomo di raccordo ma è anche un uomo da ultimo passaggio ma anche un uomo da tiro in porta. Ora io, il presidente non parla di singoli e fa bene nel suo ruolo istituzionale, però Bisegna è un ottimo giocatore, ma Cerone, quando parliamo di Cerone parliamo di un giocatore che ha una taglia in più e di altro lignaggio, giocatore di categoria superiore, quindi la mancanza di un Cerone anche questa si sente. Però la forza dell'Avezzano, la forza primigenia arriva dalle fasce, e Dos Santos poi è il terminale. Ha ragione il presidente quando parla del grandissimo rendimento, più volte sottaciuto, della coppia di centrali Menna Sbardella. Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma il gol vittoria che abbiamo esaltato come azione zemaniana contro la Vispesaro nasce da un prodigioso recupero di Damiano Menna. Poi l'azione si sviluppa con Deramo che va via e mette dentro il pallone per Piorelli, gol di Dos Santos. Quindi insomma è una squadra che ha dei valori importanti, una squadra che gioca a calcio. Grande merito a Federico Giampaolo. Un messaggio a mio avviso ingiusto, diceva: visto che l'Avezzano non può vincere il campionato, perché non togliere l'allenatore? Ma perché bisogna togliere l'allenatore che sta facendo bene, che ha dato una dimensione da grande? No, il messaggio, Andrea diceva, visto che era una risposta alla questione Pineto per il presidente Paris, diceva, allora visto che il presidente, non l'abbiamo commentato perché c'era un errore in partenza nel messaggio, visto che il presidente ha dichiarato di voler vincere il campionato, ma... Devo dire ad onore del vero, ma non perché qui, che il presidente Pari insomma, ha mai detto all'inizio del campionato, ecco, di puntare alla vittoria del campionato. L'obiettivo erano i playoff. I playoff. Mai la vittoria. Ecco perché lo abbiamo di fatto bypassato come SMS. Certo, comunque l'Avezzano è una squadra che gioca molto bene palla a terra, una squadra che si fa davvero vedere. Io ho potuto anche dal vivo apprezzare alcune prestazioni davvero di altissimo profilo. Quindi effettivamente una squadra che ha quella posizione e merita quella posizione. Qui rivediamo il gol di domenica scorsa. Mancano, ma ovviamente, perché poi sarebbe stata troppo lunga l'azione, anche la chiusura di Menna. Però effettivamente questi che abbiamo citato sono un po' i costituenti, la spina dorsale della squadra di Giampaolo. Presidente, può chiedergli qualsiasi cosa dell'Avezzano, Andrea Costantini, che non lo trova preparatissimo. Comunque Andrea ci vuole... No, io poi dopo al presidente voglio fare subito una domanda sul futuro. Io non so come andrà a finire questo campionato. Se l'Avezzano non dovesse salire, lei già da questo momento si sente di poter dire, visto che l'ossatura è molto competitiva e con questa ossatura si potrebbe tentare il prossimo anno la scalata alla Lega Pro, anche per onorare quella promessa che lei ha fatto per il centenario di riportare la squadra tra i professionisti, quanto è alta la possibilità di mantenere una buona parte di questo gruppo che è così competitivo? Poi dopo magari scendiamo anche nei dettagli con qualche domanda di mercato su qualche pezzo pregiato.
Ma in realtà io guardo in maniera concreta a queste giornate, che sono tantissime ancora, del girone di ritorno, che devono disegnare quello che è il futuro della società e della squadra. E quindi sono convinto che questa squadra sarà in grado, domenica dopo domenica, di fare il campionato che la società si aspettava dall'estate scorsa. Detto questo, la società ha promesso il ripescaggio. Io ti ricordo che nell'attuale campionato di Serie C due gironi sono stati con squadre dispari, a riconferma del fatto che se non c'è la pecunia, non c'è la struttura, non c'è lo stadio e quindi non c'è quella che poi è la società che merita di essere ripescata in Serie C, non si va da nessuna parte. L'Avezzano SRL, sotto la mia presidenza e con Luciano D'Alessandro e quello che poi è il sistema societario, sponsor, scuola calcio, settore giovanile, tutto quello che abbiamo creato anche col mondo del merchandising è in grado di reggere una Serie C, perché noi poi siamo convinti che allo stadio verrebbero almeno il doppio, se non di più, del pubblico attualmente presente al De Marzi. E quindi io non riesco a parlarti della stagione prossima, perché non mi piace neanche fare il mago, e perché sono convinto che su questa stagione l'Avezzano può costruire la concretezza e quindi la possibilità di ritornare in Serie C. Allora, Andrea, ci fai vedere rapidamente i due episodi? Sì. Perché poi dobbiamo vedere anche le altre sì, partite. Devo il primo fare episodio tante altre domande al che fa ricriminare i nerostellati, un contatto in area tra Sbardella e Cone, eccolo qua. Qui ha rischiato tantissimo Sbardella, perché è intervenuto un po' fuori tempo, Cone praticamente si appresta a stoppare il pallone e qui a mio avviso il calcio di rigore poteva essere concesso, perché Sbardella, che normalmente è un difensore molto affidabile, qui probabilmente non concentratissimo, va a tamponare Cone, che effettivamente ha un danno da questo tamponamento. L'altro episodio invece è quello che abbiamo che ha commentato in precedenza il presidente Paris. Sono d'accordo con lui, perché qui nel tackle Lombardo prende il pallone, poi tocca anche l'avversario, ma qui è palla piena, quindi l'intervento è pulito. Sul primo episodio invece mi resta più di qualche dubbio. Due domande per il mister Meco Monaco che ci arrivano da casa. Perché ti vogliono a tutti i costi a Prato, mister? Allora, se ti chiamassero in eccellenza, ci hanno chiesto, accetteresti? Oppure ti avessero chiamato prima, che la situazione magari era meno compromessa, saresti andato? Ma io... Chiaro che sono tutte cose certo. Che, a cui non si può rispondere, perché sono tutte cose ipotetiche, ma sottintendono comunque la grande stima che a Prato hanno nei tuoi confronti. No, ma sicuramente se mi avessero chiamato prima, sicuramente potevo accettare questa sfida. E per quanto riguarda poi l'anno prossimo, è normale che bisogna ancora finire questo campionato. Ripeto, io ho un ottimo rapporto con il presidente, ci sentiamo spesso, insomma, ecco, non c'è nessun problema di incontrarci eventualmente se si vuole instaurare un rapporto di lavoro. Certo è che, insomma, io questa categoria l'ho conquistata sul campo, non me l'hanno regalata. Qui apro un attimo una parentesi, perché vedo tanti allenatori sicuramente molto, molto preparati e molto bravi, però che arrivano ad allenare con un attimo anche in categorie superiori. E qui non dico che sono un pochettino arrabbiato, però mi dispiace un po', perché io prima di allenare squadre importanti ho fatto un percorso, e tu molto probabilmente lo sai perché mi conosci da tempo, ho fatto un bel percorso e sono arrivato ad allenare in questa categoria vincendo il campionato, con una situazione non semplice. Quindi sicuramente mi piace stare sul campo, e qualsiasi proposta mi arriverà sicuramente sarà valutata.
Per mister Meco Monaco, cosa ne pensi del gioco espresso da mister Di Corcia? Se non sbaglio avete collaborato sul Monaco con buoni risultati, perdonami, io di Antonio Meco Monaco addirittura ricordo quando ancora paravi sulle figurine dell'almanacco del calcio, quindi pensate un po'. Sì, i Nero Stellati io li seguo con grandissimo affetto. Di Corcia ha lavorato con me a Sulmona qualche anno fa, è un ragazzo che ha avuto sicuramente un buon passato da calciatore, da allenatore sicuramente non ha avuto grandissime possibilità per esprimersi, in questo momento questa possibilità ce l'ha, anche se in una situazione difficile, ma sono sicuro che farà bene. Ha fatto bene nelle partite precedenti contro l'Aquila, contro il Campobasso, dove secondo me ai Nero Stellati gli si è stata rubata una partita clamorosa. Potrà fare solamente molto bene, potrà fare, quindi gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, ma gliel'ho fatto anche di persona, quindi per me i Nero Stellati, se si salvano, sono il primo ad essere contento. Certo. Ci trasferiamo adesso in Paris, viene a Vasto con un pubblico come quello di Vasto, con due presidenti come lei e Bolami, altro che Lega Pro, ma il presidente Paris è troppo legato alla sua terra, ad Avezzano, per poter pensare, oddio non lo so se ci ha mai pensato di fare calcio altrove, credo di no per la passione che ha Lega al suo territorio, conferma. Non ci ho mai pensato. A mille per mille. Ok. Okay. Va bene. Cioè, ci spostiamo in Molise adesso. Oggi non c'è una partita in Abruzzo. No, ce n'è una, la vedremo dopo. Agnonese, L'Aquila 1-1 il servizio è di Telemolise, vediamo. Finisce 1-1 al Civitelle tra l'Olimpia Agnonese e l'Aquila, ma i padroni di casa conquistano una vittoria morale molto importante che vale più di un pareggio. Uno spirito combattivo finalmente ritrovato, insieme alla coesione del gruppo e alla voglia di lottare su ogni pallone. È così che riescono a tenere testa ad una squadra come l'Aquila, che nonostante tutti i problemi societari, naviga alta in classifica. Ma andiamo alla cronaca di questo match, tiratissimo, almeno per i primi 45 minuti di gioco. Tutto ha inizio con un minuto di raccoglimento dedicato alla scomparsa di Azzeglio Vicini. Poi il fischio d'inizio, con Lagnone pronto a dare del filo da torcere agli avversari abruzzesi. Al sesto minuto ecco un cross di Santoro con la spizzata di Giglio, che però si spegne sul fondo. Al settimo minuto è sempre Giglio che ci prova da buona distanza, ma Ferrani si fa trovare pronto. Al nono sembra farsi insidioso De Julis con un cross che gli arriva da destra, ma sciupa tutto, davanti alla porta. Al quattordicesimo è sempre De Julis sulla palla, stavolta insidioso davvero, che costringe Venturini a tuffarsi. Al diciassettesimo, occasione per i padroni di casa, c'è Santoro per Giglio, che però manda alto. Al ventitreesimo ancora in granata all'attacco con Ferraro che ci prova dal limite dell'area, ma Farroni è pronto a negare la gioia. A reti inviolate si va dunque negli spogliatoi. Con le immagini di Giancarlo Bustelli, eccoci nella ripresa. All'undicesimo tenta di spiccare il volo l'Aquila con Boldrini su calcio di punizione, ma l'ottimo Venturini riesce a mantenerla a terra. Al quattordicesimo è Lagnone ad avere un'occasionissima, con un'azione personale, un tiro dal limite di Capitan Di Lollo, che il numero uno abruzzese manda in angolo. Scocca il quarto d'ora e siamo alla svolta. Una rimessa laterale di Corbo, tocco di Giglio e tiro di Ferraro, che gonfia la rete abruzzese. E al ventottesimo pareggia i conti, con Ibe, che si libera bene l'area, stoppa di petto e poi tira in porta segnando il gol dell'1-1. Gol contestatissimo. Proprio per quello stop di petto che sembra invece di fatto un tocco di mani. Al 39esimo c'è Santoro per Di Lollo, manda alto. E al 91esimo un diagonale di Boldrini che Venturini intercetta. Finisce dunque in parità una partita che è stato bello gustarsi per il ritmo alto che ha mantenuto per buona parte del gioco. L'Aquila se ne torna a casa con un punto e una grande ammirazione per gli altomolisani, che a detta stessa di mister Battistini non capisce come possa una squadra di così grande valore trovarsi in quella posizione in classifica. L'Olimpia Agnonese, proprio da quel valore dimostrato sul terreno di gioco, è pronta a ripartire nella sua corsa per la salvezza. Eccoci rientrati, dunque pareggio per l'Aquila che continua insomma nella sua marcia. Oggi era andata sotto contro una squadra complicata, difficile, ostica come l'Olimpia Agnonese, ma ha avuto la forza di rialzarsi. Cerone, quante partite rimarrà ancora fuori? Ma spero soltanto la prossima contro la San Giustese,
si sta curando, sta facendo ciclo fisioterapico per bene, sia con i nostri esperti in società che con dei professionisti a Roma, e quindi mi auguro che Federico recuperi il più in fretta possibile. Ok, stavamo parlando un po' dell'Aquila, che è sorprendente comunque, mister, questa squadra che continua comunque nonostante le difficoltà, sta anche proponendo degli ottimi prospetti, degli ottimi giocatori. Rucci, per esempio, che è un ottimo giocatore. Chi ti piace? Chi è che ti ha colpito di più? Io ho visto giocare la squadra 2-3 volte quest'anno. È una squadra realmente forte. Non dimentichiamo che quel ragazzo che adesso sta giocando davanti, De Julis, ha avuto un incidente e ancora recupera, ma questo è un giocatore importante per questa categoria. Allora, poi parliamo della Nocerina, poi è andato al Teramo, che lo ha svincolato subito, è andato all'Aquila. È un giocatore molto bravo, io lo conosco da tempo perché lo seguo, ma ci sono diversi giocatori molto bravi. Poi l'Aquila è sempre una piazza importante, quando scendi sul campo nuovo c'è sempre grande emozione e grande entusiasmo. Secondo me stanno facendo molto bene. A volte anche quando hai qualche problema in società i giocatori si compattano di più. Io questo te lo posso dire, te lo posso garantire, perché è successo anche a me un paio di volte e abbiamo ottenuto grandi risultati. Ripeto, poi è normale se i problemi si prolungano, non è mai semplice per un allenatore, però vedo una squadra molto compatta, una squadra molto unita. Secondo me stanno insieme anche fuori dal campo e stanno superando anche i problemi che li attanagliano dall'inizio del campionato. Però insomma, giocare all'Aquila, indossare la maglia dell'Aquila è sempre un onore per tutti. Intanto è iniziato il posticipo Benevento-Napoli. Mister, te che sei stato un ottimo portiere, ci dai un giudizio su questo gol preso da Farroni? È un errore. È un errore tecnico, perché è andato male sulla palla, ci può stare, ripeto, però è un errore. Lo rivediamo? Infatti ci scrivono... che cosa avrebbe dovuto fare che non ha fatto? Beh, deve coprire sicuramente un pochettino di più. Lo dico dal punto di vista del movimento. No, ma lì il ragazzo basta che rimane fermo sul primo palo, la palla gli sbatte addosso. Si vede che si trova anche in un momento di poca tranquillità, perché si butta giù prima e basta che rimane un pochettino fermo e gli sbatte addosso la palla. Quindi, ripeto, ci può stare nell'arco di un campionato l'errore del portiere. È vero che Pacella nello Stellato è un giocatore di livello superiore? Ma questo io lo posso sicuramente dire, perché è un ragazzo che ha avuto con me anche a Sulmona, adesso è cresciuto sia sotto l'aspetto della testa che sotto l'aspetto tecnico. È un giocatore che in questa categoria ci può stare tranquillamente, ma era un prospetto buono anche da giovane. Quindi adesso sono venuti fuori le qualità di questo ragazzo, ma ce ne sono diversi comunque nei nerostellati che possono stare in questa categoria. Lo stesso Del Gizzi, secondo me è un giocatore che può tranquillamente giocare in questa categoria, ma ripeto, ci sono tanti altri calciatori. Per il presidente Paris, che cosa pensa dell'ingresso del presidente Candeloro in questa categoria? Le chiede Alessandro. Peraltro, prima ci avevano scritto a proposito del presidente Candeloro, se sapevamo, se davamo conferma di qualcosa, che di un progetto tra Candeloro e il presidente Lavastese e Bolami. Noi non abbiamo riscontri in questo senso, però addirittura adesso col presidente del Pine, che il presidente Bolami e il presidente del Pineto stanno sposando un bel progetto. No, questo no. O è qualcuno che si diverte magari da casa. Che cosa ne pensa dell'arrivo di Gilberto Candeloro nel mondo del calcio? Beh, intanto è incoraggiante per il Francavilla, perché potrebbe tornare a vivere e vedere campionati che fanno parte appunto del calcio vero. E questo già è la prima regola. E poi un imprenditore di questo livello che sceglie di fare calcio, ovviamente
secondo me è un filantropo, quindi è un altruista, perché nella vita quando guadagni tanti soldi devi avere anche il coraggio di spenderli, e ti garantisco che nel mondo, non solo da noi, ma nel mondo, gli uomini ricchi sono i più avari in assoluto e quindi non hanno proprio assolutamente voglia di regalare soldi nel progetto cosiddetto calcio. Sono tifoso del Teramo, sto per dire una cosa che riguarda tutti i settori dello stadio, ad esclusione della curva. Se si viene allo stadio per dire, insomma, per insultare giocatori e palladini, statevi a casa, già la situazione è fangosa così com'è. E peraltro sabato sera c'è un posticipo da brividi a Fermo contro la Fermana. Andiamo adesso, rimaniamo in Serie D, perché queste ovviamente sono questioni che ci riguarderanno martedì sera con Proteramo. Andiamo a Pineto, però, dove giocava il San Nicolò, che cade 0-1 contro il Castelfidardo. Il servizio è firmato per noi da Ania Cantagalli, vediamo. La seconda sconfitta della gestione Montani arriva al termine di un primo tempo che tutt'altro lasciava presagire per i colori biancazzurri. Pineto questa volta non porta bene al San Nicolò, che al Mariani Pavone esce sconfitto contro il Castelfidardo alla quinta vittoria consecutiva in campionato. Montani e i suoi si ritrovano a giocare per la seconda volta consecutiva a Pineto, ma senza il match winner della settimana precedente. Moretti è infatti squalificato, con il tecnico biancazzurro che ritrova però Mozzoni titolare in difesa. È un primo tempo in cui il San Nicolò si fa decisamente preferire ad un Castelfidardo che invece ha qualche difficoltà di troppo nel proporsi in avanti. Di Benedetto ha già una buona possibilità dopo 4 minuti di portare avanti i suoi, ma Selvaggio intuisce la traiettoria del tiro e respinge. La formazione di Vagnoni prova a servire soprattutto in profondità a Pedalino, ma con esiti scarsi. Dall'altra parte invece arriva al 25esimo l'occasione più nitida. Da un cross di Di Benedetto, Tiboni ha l'intuizione giusta con il tacco, ma la mira sbagliata. Qualche minuto dopo è ancora San Nicolò, con Massetti che arriva al tiro alto al termine di un'azione manovrata. Il Castelfidardo fa vedere di essere presente solo nel finale, quando il direttore di gara annulla il gol del vantaggio marchigiano per un presunto fallo in area. Vagnoni vede che qualcosa non va nei suoi ed inserisce D'Ercole e Calabrese all'inizio ripresa. Qualcosa sembra effettivamente cambiare, parvenza che si trasforma in realtà all'ottavo minuto. Al termine di uno spunto personale, infatti, è proprio D'Ercole a firmare il vantaggio della formazione ospite. Il Castelfidardo vede annullarsi un altro gol prima del quarto d'ora. Pedalino è pescato bene in area, ma il primo assistente segnala la posizione di offside. La risposta del San Nicolò arriva al 17esimo, quando Bontà si ritrova in area il pallone buono per pareggiare, ma spara incredibilmente alto. I biancazzurri continuano di volontà a cercare di cambiare le sorti dell'incontro, ma l'atteggiamento non si traduce in effettive occasioni per la formazione di Montani. Il Castelfidardo, dall'altra parte, si affida a qualche ripartenza che alla fine si rivelerà innocua. Per il San Nicolò adesso l'occasione del riscatto si chiama derby in casa della Vastese. Mister, il sogno di ogni allenatore è quello di azzeccare i cambi dopo un primo tempo un po' così così. Sì, ma al di là dei cambi, proprio il primo tempo era una squadra molto molle, non aggressiva. Eravamo a mezza via, non correvamo in avanti e quindi siamo andati in difficoltà perché sapevamo che San Nicolò, a parte che era una buona squadra, ma veniva da una vittoria e quindi entusiasmo, un buon entusiasmo, ma noi non siamo stati bravi ad accorciare in avanti, non eravamo né carne né pesce, però al di là dei cambi, che sono risultati azzeccati, nel secondo tempo ci trovo un piglio diverso. La squadra ha capito che doveva crescere in aggressività e ha cominciato a correre in avanti e credo che abbia meritato di vincere. Mister, un buon primo tempo, avete sfiorato il gol più volte, poi nella ripresa non è bastata la forza di volontà, perlomeno per pareggiare. Giusto, analisi giustissima. E temevo la partita a fine primo tempo, ho detto ai ragazzi, magari non le posso ripetere certe cose, però avevo un sentore brutto, perché quando fai un primo tempo di quella qualità mi sembrava più giusto andare dentro quantomeno col vantaggio, e lì devi far male perché hai avuto due o tre palle gol, come dicevi tu. Non l'abbiamo buttata dentro e nel secondo tempo ho parlato con loro, temevo questa cosa, è arrivato purtroppo questo gol che poi tutto sommato, sì, loro hanno iniziato un po' meglio nel secondo tempo, però non avevano creato poi tante palle gol. Da lì poi la partita si è messa in salita perché loro hanno messo tutta la loro esperienza, squadra di categoria forte, e noi ci siamo un po' innervositi perché mancava tanto e potevamo gestire meglio la palla.
Però ripeto, come ho detto a un tuo collega, secondo me questa è la strada giusta. Non so quante volte queste partite, se le giochi così, le perdi. Siete nervositi? Immagino, anche perché non è facile giocare in una posizione di classifica che impone comunque sempre di fare risultato. Sì, sicuramente questo ha influito un pochettino nella testa dei ragazzi, però io credo che noi siamo mentalizzati, sappiamo qual è il nostro percorso e quindi non è che stiamo lì tanto a crogiolarci o a piangerci addosso. E non è che la vittoria di Pineto di domenica scorsa ci poteva far sognare chissà che, e nemmeno la sconfitta di oggi venuta secondo me facendo una buona partita. Sappiamo che il percorso è lungo, il 5 di maggio è lontano, dobbiamo correre, lavorare e sono sicuro che questa squadra arriverà in porto. Passo falso per il San Nicolò, che però dall'arrivo di Fabio Montani ha davvero cambiato marcia, ha perso prima di oggi solamente a Materica contro la prima in classifica. Siamo quasi in chiusura. Andrea, allora, avevi delle domande in serbo, ti lascio insomma il proscenio. Io già l'altra volta nella diretta pre-Avezzano Vastese avevo chiesto di Deramo, ecco, siccome l'Avezzano ha dei gioiellini e quando parliamo di 98-99 squadre professionistiche sicuramente ammiccano e drizzano l'orecchio, ecco, Persia, Deramo, ma anche visto il rendimento degli ultimi mesi Morgan Besana, insomma, ci sono interessamenti, si sta facendo qualcosa, sta resistendo a qualche... Vabbè, ora il mercato si è chiuso, ha dovuto resistere il presidente a qualche lusinga di troppo per questi gioiellini? Ma intanto, non ci sono mai arrivate proposte decenti, no? Ma solo indecenti, quindi società che chiedevano il parametro di pagarci i giocatori a parametro, eccetera. L'Avezzano Calcio... Indecenti al ribasso, dunque. Sì, 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 okay. Appunto. Ma il calcio moderno è fatto così. Quindi se devo cedere al ribasso Deramo, Persia o Morgan Besana o qualcun altro, me li tengo io perché mi fanno comodo per l'Avezzano del futuro, visto che parliamo di 2,99 e un 98. Quindi io ricordo quando abbiamo poi ceduto e restituito al Santomero Di Massimo, che poi è andato a fare l'esperienza con la Juventus Primavera, insomma era tutta un'altra prospettiva. Se non vedo quella luce difficilmente potrà fare giorno. Andrea? No, vabbè, a posto. Diciamo, sono questi, poi è chiaro l'Avezzano ha anche altri giocatori importanti, però è chiaro che società professionistiche vedono soprattutto gli under, cioè giocatori, okay, di prospettiva da valorizzare. Poi elementi come Pellecchia, Cerone hanno un'età matura, quindi probabilmente non attraggono l'attenzione di società, che ne so, di Serie B, che vogliono prendere giocatori che possono crescere, possono essere valorizzati e poi ulteriormente rivenduti tra uno se non due anni. Però è chiaro, l'Avezzano ha giocatori molto forti, quindi interessi ce ne sono e ce ne saranno. Ecco perché io in precedenza avevo chiesto al presidente se, qualora le cose non fossero andate in un certo modo in questa stagione, se c'era l'opportunità di ripartire con questo gruppo folto, con questo zoccolo duro che si era costruito quest'anno, e fare un lavoro in continuità per cercare l'obiettivo. Però io invece faccio voglio rispondere ad Andrea, voglio dire sì, che siccome sono scaramantico, ma sì, nel senso buono, non ho proprio minimamente intenzione, okay, di pensare a questa seconda, certo, fase, perché significherebbe praticamente farmi rispondere sull'idea in qualche modo di un fallimento di questa stagione, e ti garantisco non ci penso proprio. E invece tutti fate il discorso in continuità sui giocatori, io invece un discorso in continuità sull'allenatore vorrei farlo, nel senso che oggi siamo al 4 febbraio, il presidente dell'Avezzano Gianni Paris è, uno, contento, immagino di sì, del lavoro di Federico Giampaolo, due, se la sente di confermarlo per un progetto che riguardi anche la stagione futura, comunque vadano le cose? Ma io avevo già detto questa cosa rispetto a Federico, che quando fu preso a metà agosto
Dopo qualche settimana la squadra era terzultima in classifica e dissi ai tuoi colleghi che con Federico sarei andato molto molto lontano. Lo confermo oggi che siamo quarti e sentiamo il fiato della Vastese e quindi cerchiamo in questo modo di lavorare su un progetto con Giampaolo. È possibile pensare ad una costruzione nel medio termine, e medio termine nel calcio significa più di una stagione. Quindi 2018-2019 Giampaolo sarà sulla panchina della Vezzana. Beh, io mi auguro di sì e mi auguro in un'altra categoria. Assolutamente. E invece Antonio Mecomonaco aspetta ancora il progetto che possa convincerlo veramente? Non è che aspetto un progetto, si dice sempre questo progetto. Aspetto una squadra da poter allenare che mi possa dare delle garanzie, delle soddisfazioni e creare entusiasmo dentro di me. Solo questo, poi se ci sarà è bene, se no andrò a vedere le partite come ogni domenica, quando capiterà di allenare mi metterò a disposizione di chi mi chiamerà. Vediamo il prossimo turno di campionato, siamo davvero in chiusura, abbiamo fatto anche tardi, chiediamo perdono alla regia che già comincia con dei segnali minacciosi che sento da lontano. Avezzano San Giustese domenica prossima, Campobasso Agnonese, Castelfidardo Francavilla, L'Aquila Fabriano, Matelica Vispesoro, prima contro seconda. La Vispesoro ha questa opportunità per riaprire il campionato perché vincendo andrebbe a meno 4. Pineto Jesina, Recanatese Nero Stellati, San Marino Monticelli, derby abruzzese all'Aragona di Vasto tra Vastese e San Nicolò. Vedremo come andrà la, andranno le gare. Io ringrazio Antonio Mecomonaco. Grazie, in bocca al lupo, mister. Buonasera a tutti. E in bocca al lupo davvero per il suo Avezzano e per il resto della stagione al presidente Gianni Paris. Ciao presidente, grazie. Viva il lupo e buon lavoro a te che fai di questa trasmissione praticamente un tuo fiore all'occhiello. Grazie, grazie davvero. Grazie a Andrea Costantini in redazione. Ciao, ciao, ciao. Andrea. Buonasera. Grazie a Maurizio Daguin in regia. Grazie a tutta la squadra di TV6 che anche oggi vi ha fatto vedere tutta la Serie D che trovate già sulla pagina YouTube di TV6, sul nostro sito, sulla pagina Facebook, dove volete. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima, sempre in diretta alle 19 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.